Ciao ragazzi, ciao ragazzi, sono Aurora e questo è il mio canale. Quest'oggi sono qua con un video inerente al test di ingresso del Politecnico di Torino e il Politecnico di Milano. In tantissimi sotto i video riguardanti il Politecnico mi avete fatto domande riguardanti a dubbi che avete o comunque a consigli, ma oltre che su YouTube mi avete fatto tante domande anche su Instagram. Quindi ho deciso di registrare un video e rispondere alle vostre domande. Spero che tramite le vostre domande riesco a farvi un quadro generale più completo. La prima domanda è di Lem: sezione d'inglese non dà il punteggio, perciò anche se rispondo tutto correttamente queste 30 domande di inglese non mi dà benefici alla valutazione? Allora, no, ti spiego un po' meglio. Innanzitutto il test dell'anno scorso, quindi da quando l'ho dato io, è diverso da quest'anno. La parte di inglese quest'anno conta, quindi verrà valutata insieme a tutte le altre materie, quindi logica, italiano, geometria, tutte le altre. L'anno scorso invece il test di inglese era separato dagli altri test. Prima ti facevi il test normale, quindi con le domande della logica, della matematica, dell'italiano, della comprensione della cultura generale. Poi chiudevi questo test, arrivava il tuo totale e poi passavi a fare il test in inglese, che erano 30 domande. Se non passavi il test in inglese, non è che bocciavi, ma prendevi l'OFA. Cos'è l'OFA? L'OFA è come un debito scolastico più o meno, che se tu passi, tu entri al Politecnico e hai l'OFA, il primo anno di università, devi dare dei test per recuperare il tuo inglese, quindi un certificato. Allora, un ragazzo, questa non è una domanda ma ho voluto includerla nel video, ci dice: pensavo chiedessi per ingegneria, ma dai, basta che fai 30 su 100 per design. Non è affatto vero ragazzi, non credete a queste boiate. Per essere almeno dico ammessi, cioè passare la prima graduatoria, dovete fare 60 su 100. Se voi non fate nemmeno 60 punti, non venite presi neanche in considerazione. Allora, Francesco Giannetta ci chiede: ma io ho letto sul sito del Politecnico che c'è solo la parte di geometria e non di matematica. Allora, quando ti pongono i problemi di geometria includono anche matematica. Non so, per esempio, di fare un'equazione, un algoritmo, e quella parte comunque è matematica. Tommaso Rivolta ci chiede: qual è un voto buono per poter entrare in graduatoria e crede di aver fatto un punteggio troppo basso? Come ho detto prima, il punteggio minimo è 60, ma se tanti ragazzi hanno passato l'esame con più di 80, se tu fai anche 79 non vieni preso in considerazione, perché chi è che fa il punteggio più alto viene preso fino a riempire i posti. Sandro Muscitelli: per il test d'ingresso quanto ci hai messo a studiare? Allora, io ci ho impiegato più o meno un mese e mezzo su per giù, ma per la parte di matematica e logica mi sono fatta aiutare da un insegnante, perché io, partendo dal liceo artistico, avevo una preparazione per matematica molto scarsa. Allora, Antea ci chiede: ciao Aurora, volevo farti una domanda alla quale non so se saprai rispondere, ma è una cosa che mi interessa sapere. Come tu pensai, ci sono due sessioni, quella anticipata e quella standard. Se io volessi tentare entrambe, dal momento che è possibile farlo, il pagamento di iscrizione al test si fa una sola volta e vale per entrambe le sessioni, bisogna pagare due volte? Grazie in anticipo. Allora, no. Per ogni test che effettui, quindi per ogni data che effettui, devi pagare separatamente. Non è che puoi pagare una volta per fare due test, no, paghi ogni volta che fai un test. Sab ci chiede: secondo te è un problema avere un anno in più e fare il test dopo il trasferimento da un'altra università? Il test viene valutato in modo differente?
Assolutamente no, ovvero se te sei un 2000, un 99, un 2002, non c'è nessun problema. Io ad esempio nel mio corso c'è una ragazza che è del 95, del 96, quindi 5 anni più di me, è fuori corso di ben 4-5 anni, però non ha avuto nessun problema a effettuare il test. Cioè, loro non è che ti guardano l'anno di nascita e dicono tu sei un anno fuori, quindi a te ti prendiamo in modo diverso. Assolutamente no. L'altra domanda che mi hai fatto è del trasferimento dell'altra università. Allora, puoi farlo tranquillamente il trasferimento su un'altra università. L'unica cosa è che dipende che università fai, perché può essere che gli esami che hai dato nell'università vecchia non ti riconvalidano. Argio ci chiede: grazie mille per il video, è stato molto utile, grazie a voi. Un'altra domanda: quanto hai dovuto aspettare per ricevere i risultati dei due esami? Allora, se non sbaglio, il primo esame che ho dato è quello di Torino e ho aspettato all'incirca una settimana. Per Milano invece ho dovuto aspettare 8-9 10 giorni al massimo. Allora, Giulia Aliotta ci chiede: ciao, video molto interessante, una curiosità, in questa facoltà si studia molto matematica? In realtà sì, cioè nel senso, questo anno io ho dato l'esame di matematica che avevamo, era diciamo quello base. Oltre a matematica avevo anche informatica, che comunque ha anche da fare con la matematica. L'ultima domanda per questo video è di Pankopa, questa ragazza che è straniera. Infatti la domanda le chiede che è molto preoccupata, soprattutto perché lei è straniera, non sa come approcciarsi. Allora, ci sono stranieri nel mio corso e come ti ho anche risposto sul messaggio, molte ragazze hanno chiesto di fare gli esami in inglese perché hai anche la possibilità di effettuare l'esame in inglese, perché gli esami potresti darli anche in inglese. Spero che in questo video vi abbia risposto alle vostre curiosità, ai vostri dubbi e soprattutto alle vostre domande. Se avete altre domande scrivetemi sempre qua sotto e lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanella e ci vediamo anche nei miei altri social.